questa premessa. Però questa è la firma di Gonzalo Higuaín. Ah, Gonzalo Higuaín. La firma per me comunque è importante, perché comunque è stato il nostro goleador e spero che quest'anno Osimhen possa fare lo stesso, perché comunque sta facendo molto bene e i suoi livelli penso che possa fare molto bene. Però dobbiamo dire che Higuaín, al di là di quello che ha fatto, comunque ci ha fatto gioire tanto ed è stato un giocatore tecnicamente straordinario. Higuaín, Osimhen, se dovesse scegliere un giocatore... Adesso tutta la vita Osimhen. Non avevo dubbi su questa, ma è un commento obiettivo e non trasportato dal cuore quanto ha fatto Higuaín, o insomma un po' di... Higuaín è stato, come ha detto Vittorio, è stato una persona importantissima, un calciatore importantissimo per il Napoli, ma quello è il passato, noi guardiamo al presente per una proiezione verso il futuro. Io voglio dire solo una cosa: di padre in figlio, forza Napoli sempre. Una generazione, assolutamente, una generazione, sì. E questi ragazzi stanno, speriamo che tutto vada come debba, stanno vivendo la storia. Assolutamente. E a fine sì. campionato possono vivere un qualcosa che quest'estate era inimmaginabile, che anni fa era inimmaginabile. Nessuno lo immaginava, è stata una grande vittoria da parte del presidente, di Giundoli, della società, e questa è la cosa bellissima. I tifosi, quelli contestatori, i famosi A16, si sono tranquillizzati, hanno visto una proiezione della società che è diventata importantissima. Loro vivono a Roma, lui vive a Parma, ma sempre Napoli nel cuore, ovunque. Loro vanno a scuola con la maglietta del Napoli, anche se i tifosi della Roma non lo gradiscono, non gradiscono troppo. Però voglio dire, è bello portare la napoletanità che in noi, dei genitori, anche loro non hanno mai vissuto a Napoli, ma hanno la napoletanità nel sangue, la forza del Vesuvio, come noi gridiamo in tutti ormai gli stadi, che non ci brucia, ci supporta, ci aiuta e ci spinge verso il presente e verso il futuro. Beh, per il 4 giugno la scuola è finita, che sia ufficialmente o non ufficialmente, io ricordo che già a metà maggio non ci andavo più. Quindi insomma, sti ragazzi a Napoli li portiamo il 4 giugno. Il problema è che dobbiamo andarci prima, sicuramente stiamo cercando di individuare il periodo giusto. Battaglia navale, stiamo giocando a battaglia navale per capire, sarà Pasqua, sarà... Comunque il 4 giugno io li porterò, perché una delle cose che ho sempre detto all'inizio, voglio vedere per una volta vincere lo scudetto a Napoli, perché voglio portare i miei figli a Napoli. Non prendiamo albergo, voglio stare nella città e voglio far godere a loro quella che è la città di Napoli. È probabilmente uno dei regali più belli che farà in tutta la vita a questi ragazzi, perché porteranno un ricordo con loro straordinario. Anche perché poi ci sono anche due sorelline più piccole che dobbiamo coinvolgere. Stanno iniziando a... Quindi qua la famiglia è grande, vedo che... Sì, sì, ma siamo amici distribuiti un po' in tutta Italia. Scaramanticamente dicevamo, ma quale può essere la partita? Abbiamo visto l'Argentina, incominciamo a fare i numeri, no? C'è un Napoli-Fiorentina, tutti quanti guardano a quel Napoli-Fiorentina. Napoli-Fiorentina. Secondo me prima arriva meglio e poi... Chissà, certo, questo è un qualcosa di interessante, di fantascientifico. Però adesso pensiamo alla partita di stasera. Sicuramente, però diventa un pochino difficile alla lunga, e soprattutto se noi la viviamo così, i giocatori come la vivono? Io questo ho chiesto a un tifoso in precedenza, questo più 15, questo vantaggio che potrebbe essere anche più 18, ci auguriamo, a un certo punto può essere dannoso addirittura per il Napoli? Secondo me lo stato mentale, fisico è positivo, quindi penso proprio che il Napoli sfrutterà ogni occasione per dimostrare a se stesso che può andare oltre, no? L'ostacolo, sì. Ma semplicemente a se stesso, e noi lo sappiamo da tifosi che è così, che è così. Oggi i tifosi molto più maturi, probabilmente è vero, e quindi ci auguriamo di fare sempre meglio, perché ce lo meritiamo. Assolutamente.